Dottoressa Gerarda Maria Pantalone, che cosa si sta facendo per il nostro territorio? Quali sono le risposte concrete che possiamo avere qui a Sassano? Ma io penso che una risposta concreta e l'unica risposta che le istituzioni possono dare non è che questo, che da Sassano parta un inno alla legalità, al rispetto delle regole. E chi lo può fare questo? Le istituzioni locali, le istituzioni dello Stato, e oggi lo faremo con i giovani, perché è con il coinvolgimento dei giovani e con l'affermazione del rispetto delle regole per la propria e per l'altrui vita, è la medicina principale, se non unica, perché si possano sconfiggere determinati fenomeni. Certo. Ci vuole anche altro, altro per cui si sta lavorando, ma già ci sono tante cose, ci sono, utilizziamole bene, ma soprattutto rispettiamo le regole, fin da ragazzi. Rispettiamo le regole, che ci aiuti la società, che ci aiutino le istituzioni, che ci aiuti la scuola. Ed è per questo che è importante che questa testimonianza oggi parta dalla scuola, unitamente ai sindaci, unitamente a tutte le forze dell'ordine, unitamente allo Stato. Vediamola oggi come un inno alla legalità e finalmente un cammino per il rispetto delle regole. Sassano è una città colpita, è una città che ha avuto un dolore enorme, una città che ha perso 4 giovani. Facciamo in modo che da questo posto nasca un cammino di rispetto per le regole e quindi per il vivere civile, per il vivere in legalità, per la vita. Fortunato Adolfo, il presidente della Consulta degli studenti di Salerno, per la prima volta qui nel Vallo di Diano. Quanto è importante educare i giovani alla sicurezza stradale? Beh, importantissimo, ci tenevamo particolarmente a venire questa mattina qui a Sassano. Abbiamo chiesto a gran voce di poter venire, di poter intervenire nell'aula consiliare con il sindaco, col prefetto. È importante creare consapevolezza nella propria persona, nella sicurezza stradale, nella sicurezza stradale delle altre persone. Quella sulle altre persone viene prima di tutto. Noi crediamo che sia opportuno partire dal basso, dalle scuole, con un insegnamento accurato appunto nelle scuole e nelle aule per sensibilizzare le coscienze rispetto a queste tematiche. Qual è il messaggio che tu senti di dare ai giovani che poi sono tuoi coetanei, tu sei giovanissimo? Beh, sicuramente quello di pensare a se stessi, alla propria sicurezza, alla sicurezza degli altri, come ho detto prima, perché la vita è una e bisogna stare molto attenti a preservarle, assicurarsi che tutto vada bene. Sicuramente la strage di Sassano ha toccato molto gli animi, di tutti, non solo della cittadina qui del paese di Sassano, ma penso anche di tutta Italia. Tu che cosa ne pensi al riguardo? Sì, noi ci siamo stretti a questo dolore, a questa mancanza che hanno lasciato, a questo vuoto che hanno lasciato questi ragazzi, i miei coetanei, i coetanei di tutti. Hanno lasciato un vuoto non solo in provincia di Salerno, ma in Italia e nel mondo. Non è concepibile, non è reale forse, lasciare una vita a pochi anni, a 14 anni, a 18 anni. L'unico pensiero è quello che dico è di stare vicino a queste famiglie, a queste persone che sono state lasciate prive di una presenza importante. Sindaco Pellegrino, ad un mese esatto dalla strage di Sassano, la visita del prefetto Gerarda Maria Pantalone, un segno di vicinanza delle istituzioni questo? È un segnale molto importante, noi siamo veramente contenti, ma soprattutto esprimiamo una grande gratitudine nei confronti del prefetto, del nostro prefetto, che è l'istituzione più importante del nostro territorio, perché non solo per la vicinanza, ma per la grande sensibilità che ha mostrato in questi giorni, in queste settimane. Ci è stata veramente molto vicino, ci ha fatto arrivare un messaggio molto forte, ma soprattutto anche in modo concreto sta dalla parte nostra per cercare di intervenire e di dare un po' più sicurezza ai nostri ragazzi. Devo dire, la sua presenza oggi ci fa veramente piacere. Poi chiaramente noi siamo oggi ancora aggiornati
del dolore, del ricordo. Quindi è una comunità che ancora stenta a crederci, una comunità che ancora ricorda con forza tutti i nostri, le tante troppe vittime, di giovani vittime sulle nostre strade. Quindi è chiaro che noi siamo ancora di più impegnati proprio in questa battaglia per far sì che ci sia una modifica della norma e per avere più prevenzione nel sistema legislativo italiano. Devo dire, sono arrivati dei messaggi positivi sia dal Parlamento, perché il provvedimento che prevede l'omicidio stradale e l'ergastolo della patente è stato già licenziato dalla Camera, e ho avuto in questi giorni proprio un forte segnale di sostegno da parte del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.